Anche se non stiamo facendo niente, l'ultra sofisticata macchina che è il nostro corpo è sempre in funzione. Grazie al cuore, che è un'autentica pompa, il sangue non smette per un solo momento di circolare attraverso le tubazioni del nostro corpo per portare il nutrimento necessario ai 220 miliardi di cellule da cui siamo composti. Secondo voi, nei prossimi 30 secondi, quanto sangue pomperà il cuore di un adulto medio? Tic-tac-toc, cronometro! Ogni 30 secondi il cuore pompa 3 litri di sangue, abbastanza da riempire 3 bottiglie. Il sangue circola nel corpo in un circuito chiuso che ha due parti. Prima, il sangue viene pompato con una forte pressione, che chiamiamo pulsazione, fuori dal lato destro del cuore, verso i polmoni, in cui si arricchisce di ossigeno e diventa rosso brillante. Contemporaneamente, quando il cuore si contrae, il sangue ricco di ossigeno lascia la parte sinistra del cuore per andare a nutrire il resto del corpo. Man mano che il sangue cede il suo ossigeno, si carica di biossido di carbonio e assume un colore rosso scuro. Poi ritorna verso il cuore, che lo manderà di nuovo nei polmoni a fare il pieno di ossigeno. Così il muscolo chiamato cuore fa circolare il sangue nel nostro corpo a una velocità di 720 metri l'ora attraverso 100.000 chilometri di vasi sanguigni, una lunghezza pari a 2,5 volte la circonferenza della Terra. Domanda. Poiché il nostro sangue viaggia in un circuito chiuso, è importante bloccare ogni perdita il più in fretta possibile. Un adulto ha circa 5 litri di sangue. Secondo voi, se una persona subisce il taglio dell'arteria carotide, quanto tempo potrà sopravvivere se non riceve soccorsi? Tic-tac-toc, cronometro! Tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac. 50 secondi. Con un taglio nella carotide, una persona può morire in meno di un minuto. Perciò, se dovesse capitarvi di vedere qualcuno che perde molto sangue, agite in fretta! Con una lieve pressione del pollice sull'arteria o vena lesionata, potrete impedire un'eccessiva perdita di sangue e aiutare il ferito a sopravvivere fino all'arrivo di soccorsi. Fin nei più alti strati dell'atmosfera, unendosi ad altri gas tossici, tra cui il biossido di carbonio e altri ancora. Purtroppo questi gas sono talmente densi da formare intorno alla Terra una barriera che imprigiona i raggi solari, impedendo loro di rimbalzare nello spazio. Questo è il cosiddetto effetto serra, che viene ritenuto la causa di molte catastrofi climatiche. Domanda. L'inquinamento atmosferico sta diventando sempre più pericoloso sia per gli uomini che per gli animali. La quantità di gas metano emessa ogni anno nell'atmosfera è di 700 miliardi di metri cubi. Secondo voi quanto impiegherebbero i soli ruminanti a produrre la stessa quantità di gas? Tic-tac-toc, cronometro! Sei anni, 101 giorni, 6 ore, 15 minuti e 19 secondi. In altre parole, i ruminanti impiegherebbero più di 6 anni per produrre tanto gas metano quanto ne viene immesso ogni anno nell'atmosfera. Però state attenti quando siete in loro compagnia. Il metano è altamente infiammabile e potreste avere, fragorose sorprese. (Susurra)